La gara, che era stata annullata un paio di settimane fa a causa maltempo, viene recuperata in una calda domenica di luglio, la prima domenica di luglio, e quindi si può disputare questo trofeo Evaristo Pacini alla memoria, secondo Gran Premio Carrozzeria New Car. È la gara riservata alla categoria giovanissimi, valida anche per l'assegnazione del titolo per la squadra ovviamente di campione provinciale. Quindi dicevamo, dopo l'annullamento causa maltempo che un paio di settimane fa permise di fare solo le prime due gare, invece questa domenica decisamente calda e assolata ha permesso comunque lo svolgimento della gara. Un pomeriggio che il gruppo sportivo Vianova ha curato nei minimi dettagli grazie alla collaborazione della Pavel Group e anche alle famiglie del gruppo sportivo Vianova, e quindi un circuito di 1650 metri completamente e giustamente chiuso al traffico, e grazie, dicevamo, alla collaborazione delle famiglie e anche della polizia municipale, completamente coperto anche nei vari incroci. Un'organizzazione quindi che dove il gruppo sportivo Vianova niente è stato lasciato al caso, e prima di partire con l'agonismo vero e proprio, anche i ragazzi di quelli che impropriamente sono definiti categoria G0, ovvero coloro che ancora sono troppo piccoli per poter correre, ma comunque sono appassionati. Parlavamo con alcuni genitori poco prima proprio della partenza anche di questa gara, e ci dicevano appunto che i bambini hanno scoperto il mondo del ciclismo, hanno scoperto che c'era anche questa gara con la possibilità di poter far gareggiare, tra virgolette, anche quelli della categoria G0, e quindi non si sono lasciati sfuggire questa occasione. Con buona pace di babbo e mamma, anche questi bambini sono venuti a correre. E quindi adesso siamo ad aspettare gli arrivi della categoria G0. Sono stati 5 i bambini a prendere il via, e quindi stanno completando questo giro. Qualcuno è già piuttosto smaliziato per quanto riguarda l'età, nonostante la giovane età, e quindi un bel divertimento per questi bambini, un antipasto di quella che sarà poi il trofeo Evaristo Pacini alla memoria, secondo Gran Premio Carrozzeria New Car. Un servizio per quanto riguarda la gara dei giovanissimi, anche al quale non siamo abituati, perché comunque c'era praticamente una staffetta all'inizio, una staffetta alla fine, curata dalla polizia municipale, e più anche altri mezzi messi a disposizione dall'organizzazione, e poi anche la misericordia, sempre a seguito delle gare di tutte le varie categorie. Eccoci qua alla categoria G1, una femmina al via e poi maschi, 12 in totale il numero di coloro che stanno per prendere il via. Un giro giustamente da percorrere per quanto riguarda appunto questa prima categoria, e siamo alla partenza. Partiti i bambini della categoria G1, eccoli qua che hanno preso il via. Eccoli qua che sono partiti, e quindi categoria G1 al via. Una caduta proprio per l'unica femmina al via. Noi mandiamo i nostri saluti a Clara, che poi è stata poverina anche portata in ospedale, e ci auguriamo che tutto sia andato e stia andando per il meglio. E comunque l'organizzazione ha voluto far sentire la propria vicinanza dandogli comunque il premio che avrebbe vinto. E siamo però all'epilogo della categoria G1, con la vittoria di Mattia Masi della Stabia Ciclismo, seconda posizione per Marco Migheli dell'Empolese, terzo Emanuele Tarabori del gruppo sportivo Claudia, quarto Gianmarco Silvi dell'Alta Valdera, e quinto Thomas Visconti del team Valdinebbio. Abbiamo visto anche il papà Giovanni e anche la mamma poco fa, infatti, a seguire giustamente le gesta del bambino. Tutti i bambini comunque stanno completando la prima gara. Come detto, c'era una femmina, Clara Fondelli, che però è stata vittima di questa scivolata, e quindi il premio gli è arrivato comunque. Siamo alla partenza della categoria G2. Dobbiamo dire che probabilmente grazie a questo spostamento di data dovuto
purtroppo al maltempo nella prima occasione. Sicuramente il numero dei partecipanti è stato maggiore rispetto alla gara precedente, infatti per esempio per quanto riguarda la categoria G2 sono ben 29 gli atleti al via tra maschi e femmine. Andiamo a ricordare le società, ricordando che saranno due i giri che dovranno percorrere: l'Unione Ciclistica Empolese, la Mobilieri Ponsacco, la Vianova, l'Empolese, della Pozzese, la, il Velo Club Coppi Lunata, il Gruppo Sportivo Claudia, il Velo Club Empoli, la Seano One, la Montepisano, la Mille Luci, il Team Valdinievole, la Stabia Ciclismo e la Carube Progetto Giovani. Partiti i ragazzi della categoria G2, ricordando che questa gara è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale e quindi ovviamente aperta a tutti gli atleti di tutte le squadre, però quelli della provincia pistoiese sono ovviamente impegnati maggiormente. Suona la campana dell'ultimo giro, quindi siamo praticamente a metà gara perché erano due i giri da percorrere per quanto riguarda la categoria G2, un po' di frazionamento per quanto riguarda appunto questo passaggio, considerando appunto che erano 29 gli atleti al via. A breve vi daremo conto dell'ordine di arrivo per entrambe le categorie, viste che erano presenti in un discreto numero anche le femmine. Infatti dicevamo che probabilmente della serie non tutto il male viene per nuocere, grazie al fatto che questa gara è stata rimandata questa domenica, la partecipazione è stata decisamente superiore rispetto all'altra gara. Siamo ormai all'epilogo per quanto riguarda la categoria G2, con la vittoria di Fortunato Prisco, eccolo qua, della Montepisano, alla sua ruota Luciano Gaggioli della Stabia Ciclismo, terzo e sta arrivando proprio in questo istante per il pedale pietrasantino Giacomo Poli, quarta posizione per Edoardo Turrini della Polisportiva Mille Luci e quinto Matteo Cialdini dell'Unione Ciclistica Empolese. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria della seta di casa, Sara Spinelli del gruppo sportivo Vianova, davanti Rebecca Lastrucci del Velo Club Seano One, terza Alice Ammannati dell'Empolese, quarta Eva Tarabella e quinta Caterina Rosi, entrambi dell'Unione Sportiva Pozzese. Ecco qua che vediamo comunque terminare la gara a tutti gli atleti per quanto riguarda la categoria G2, e noi intanto ci prepariamo per la categoria G3, dove saranno 24 gli atleti a prendere il via. Un ringraziamento alla carrozzeria New Car, alla Casini Carni, al Bar Stella, al Caffè New York e alla Dani Legnami, manici in legno e vendita al dettaglio di pellet per stufe. E quindi tutti gli atleti piano piano stanno completando la loro gara e poi saremo pronti per la terza gara, quella riservata alla categoria G3. Eccoli qua schierati prima di poter raggiungere la griglia di partenza ed eccoli i 24 atleti della categoria G3 al via. Come ci piace sempre ricordare, il posizionamento sulla griglia è frutto della sorte, perché gli atleti vengono fatti raggruppare, alcuni di loro vengono fatti misurare e poi viene assegnato loro un numero per stabilire il loro posizionamento in griglia. 4 i giri da percorrere per quanto riguarda la categoria G3, che tra pochi istanti prenderà il via. Giustamente viene bagnata la testa ad alcuni di questi ragazzi perché è stata una giornata veramente calda, per fortuna il vento, ma comunque caldo, anche perché poi i bambini in alcuni momenti dovevano aspettare per poter partire, quindi sicuramente hanno sentito un po' di caldo, però è anche sicuro che i loro accompagnatori o genitori sanno come affrontare queste situazioni. Eccoci qua quindi a seguire lo svolgimento della gara riservata alla categoria G3, ultimo giro e gruppo che si mantiene compatto. Niente da segnalare quindi per quanto riguarda anche questa categoria, gruppo compatto, un po' di selezione
nelle retrovie, un circuito comunque un po' tortuoso che metteva alla prova veramente le capacità dei vari ragazzi. E quindi siamo ormai all'epilogo per quanto riguarda la categoria G3 e Donna Magna dell'Unione Ciclistica Empolese, davanti a tutte le altre Manuele Migheli appunto a vincere, seconda posizione per Manuel Cantini della Mobiliari Ponsacco, terzo Diego Buti dell'Alta Valdera, quarto Matteo Cocchiola della Mobiliari Ponsacco e quinto Matteo Luci del Velo Club Empoli. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria di Martina Lenzi del gruppo sportivo Vianova davanti a Samuela Tonazzini del team De Angeli. La cosa bella è vedere i bambini che arrivano ridendo, sorridendo, cioè che dimostrano che stanno facendo quello che vogliono fare, che si stanno divertendo e che è quello che conta. Noi magari sollecitiamo, visto che il regolamento non lo permette, a non alzare le braccia. Io posso capire la vittoria, la gioia per Emanuele Migheli, perché ha colto appunto l'affermazione, però se il regolamento non permette di alzare le braccia dal manubrio è giusto che non vengano alzate, anche perché è sicuramente per garantire la sicurezza dei ragazzi. Se ci sarà modo in futuro, ci saranno le occasioni per alzare le braccia al cielo, quindi visto che da giovanissimi non è permesso, sarebbe bene mantenere fede ai regolamenti. Categoria G4 ha preso il via proprio in questo istante, 5 giri da percorrere, 28 anche in questo caso gli atleti al via, e quindi a conferma veramente della buona partecipazione a questo trofeo Evaristo Pacini alla memoria, secondo Gran Premio Carrozzeria New Car. E quindi ormai siamo in attesa del passaggio dalla zona arrivo, 3 giri da percorrere, gruppo che si mantiene compatto, maglie anche dell'Olimpia Valdarnese in questa gara, Olimpia Valdarnese che quindi si è fatta un bel po' di strada per poter venire a gareggiare. Infatti già vi diciamo che l'Olimpia Valdarnese ha ricevuto un premio quale società che viene da più lontano, perché il gruppo sportivo Vianova aveva messo in palio, diciamo, dei premi, oltre ai premi classici, e poi ovviamente ricordiamo anche la gara odierna che era valevole per il titolo di campione provinciale, aveva messo in palio anche il premio per la società che veniva da più lontano e poi quella per il maggior numero di partecipanti e quella ovviamente per a livello di punti la società vincitrice. Siamo comunque nel corso della gara riservata alla categoria G4, come detto erano 5 i giri da percorrere, un po' di frazionamento nelle retrovie, suona la campana dell'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G4, quindi ci apprestiamo a vedere l'arrivo per quanto riguarda anche questa gara. Anche in questo caso erano presenti le femmine. Qui vediamo proprio la simbiosi tra la Polizia Municipale e l'organizzazione che fanno servizio di staffetta. La vittoria all'atleta dell'Olimpia Valdarnese Francesco Bertini, seconda posizione per Leonardo Sica della Carube Progetto Giovani, terzo Damiano Petri della Mille Luci Ciclismo, quarto Lapo Cardelli della Vianova e quinto Santiago Di Riccio della Carube Progetto Giovani. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria di Martina Castagna del team Vettorini davanti alla sua compagna di squadra Teresa Guadagni e terza Martina Borsini dell'Unione Ciclistica Empolese. Una giornata che, come detto, nonostante il caldo è scorsa via veloce, tutto è filato per il meglio, le varie fasi erano state organizzate in modo impeccabile, quindi un pomeriggio che è andato via veloce, e quindi un plauso all'organizzazione del gruppo sportivo Vianova che, nonostante le difficoltà, perché ricordiamo che comunque la gara era stata annullata e un paio di settimane prima, ha trovato comunque la forza, la volontà e la collaborazione per poter portare comunque a termine questa gara che comunque doveva essere effettuata perché valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale, ovviamente per le società. Categoria G5, 6 i giri da percorrere, comincia
a essere importante la distanza, perché siamo praticamente ai 10 km da percorrere per quanto riguarda la categoria G5, per la precisione 9 km e 900 metri, e saranno per quanto riguarda la G5 ben 36 gli atleti al via. E quindi anche per quanto riguarda la gestione della gara da parte di coloro che devono coprire gli incroci o da parte di coloro che devono fare le staffette tra apri e chiudi corsa, una difficoltà non indifferente è anche il numero di ragazzi, perché ovviamente più sono numerosi più è facile che ci possano essere dei frazionamenti e anche dei doppiaggi, perché si sa che nei giovanissimi il doppiaggio è una cosa abbastanza comune, e quindi una difficoltà ulteriore per tenere compatta la corsa, o comunque per capire dove stare, e quindi veramente un bello sforzo per quanto riguarda la parte organizzativa. Andiamo a ricordare per esempio le società al via di tutta la manifestazione, perché è giusto comunque ricordare tutti coloro che hanno preso il via: il gruppo sportivo Claudia, il pedale Pietrasantino, l'Olimpia Valdarnese, il team De Angeli, la Montepisano, l'Alta Valdera, la Pozzese, il Velo Club Empoli, la Mobiliari Ponsacco, la Garfagnana, la Impa San Vincenzo, il team Vettorini, il team Valdinievole, la Mille Luci, l'Empolese, la Siano One, la Stabia Ciclismo, la Via Nova e la Carube Progetto Giovani. Alcune difficoltà in alcuni tratti di strada con qualche atleta che scivolava o comunque si trovava in difficoltà, però come detto per fortuna sì, ci sono state alcune scivolate come quella che abbiamo visto anche alla gara della categoria G1, però comunque il servizio medico è sempre stato pronto e ligio, e quindi tutto si è svolto nel miglior modo possibile, tale da non, come dire, da non impensierire lo svolgimento della gara. Gli atleti della categoria G6 sono pronti per prendere il via nella gara successiva, e qui intanto per quanto riguarda la categoria G3 c'è questo tentativo a 3 registrare. I protagonisti sono Riccardo Lorello del Velo Club Empoli e Giacomo Belloni e Francesco Nicolini del team De Angeli, quindi tre atleti al comando che hanno una decina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo di coloro che inseguono alle loro spalle. Un'azione di tutto rispetto per quanto riguarda i giovanissimi, perché spesso e volentieri siamo abituati a vedere arrivi in gruppo, però già quando mancano pochi giri alla conclusione, vedere un'azione a tre è sicuramente un'azione di tutto rispetto. Comunque dicevamo che essendo appunto della categoria G5 si comincia con questa e quella successiva a vedere degli svolgimenti di gara un po' più articolati. È facile magari vedere atleti che si studiano, che si controllano, che si cercano tra i vari compagni di squadra, si conoscono e quindi sanno chi è da temere e chi da temere un pochino meno, e quindi per quanto sono ancora ragazzi, bambini che si devono solo ed esclusivamente divertire, però c'è anche un po' la voglia di emulare quelli più grandi, e quindi si può vedere anche azioni che potrebbero fare un po' sorridere riferite a ragazzi. Un giro alla conclusione e continua l'azione dei tre atleti al comando, con il gruppo all'inseguimento, qualcuno che magari si spazientisce perché vede che il suo sforzo non viene ripagato appieno. Andiamo ancora una volta a ricordare chi sono i tre atleti al comando: Riccardo Lorello del Velo Club Empoli e Giacomo Belloni e Francesco Nicolini del team De Angeli. Vedremo se riusciranno a mantenere questo vantaggio e potersi giocare loro tre la vittoria, o seppure cambierà qualcosa. È rimasto solitario al comando Riccardo Lorello del Velo Club Empoli, che quindi, non avendo sentito quello che ho detto prima, ovvero che è vietato alzare le braccia, lo fa e fa anche qualcosa di più, mentre i suoi compagni di avventura sono stati vittima di una scivolata. È per questo che non sono più con loro, quindi anche un po' di fortuna per Lorello, però giustamente ci vuole anche quella per riuscire a primeggiare. Seconda posizione per Lorenzo Bresci del Velo Club Siano One, terzo Luca Panico del team Valdinievole, quarto il suo compagno di squadra Davide Candeloro e quinto Francesco Nicolini, che è riuscito quindi a guadagnare almeno la quinta posizione, l'atleta del team De Angeli. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria di Carolina Tosca
della Impa San Vincenzo davanti a Rebecca Tomei della Carube Progetto Giovani, terza Caterina Senesi della Impa San Vincenzo, quarta Nicole Frugoli della Carube Progetto Giovani e quinta Delia Todaro della Sean One. Siamo arrivati all'ultima gara, quella riservata alla categoria G6, che già sono schierati sulla griglia di partenza o lo stanno facendo. Saranno 26 gli atleti a prendere il via, 9 i giri da percorrere. Al via il gruppo sportivo Vianova, la Mille Luci Ciclismo, l'Alta Valdera, la Mobilieri Ponsacco, la Stabia Ciclismo, la Montepisano, il gruppo sportivo Claudia, l'Empolese, il Velo Club Coppi Lunata Altopac, l'Olimpia Valdarnese, il team Valdinievole, la Garfagnana Mountain Bike, il team De Angeli, la Pozzese e la Seano One. Un veloce elenco per ricordare comunque le società al via, ricordando che questa gara è valevole anche per l'assegnazione del titolo provinciale. Un ringraziamento alla Edil Vibranti, al Caffè Pagnini, alla RGA Motors, alla Venturini Alessandro, al ristorante Danremo, alla Tutto Mop dei fratelli Spinelli, alla Boutique del Pane a Piavanievole e a Borgo Abugiano, alla Termoidraulica a Campioni, alla CLD di Pratesi Claudio e all'Autotrasporti Sato. Ricordiamo che questo trofeo Evaristo Pacini alla memoria, secondo il Gran Premio Carrozzeria New Car, è stato organizzata dal gruppo sportivo Vianova in collaborazione con la Pavel Group. Poi più tardi sentiremo le interviste sia dei rappresentanti della Vianova che della Pavel Group. Una sinergia che si è andata a creare e che sta dando decisamente buoni frutti. Probabilmente non sarà questo l'ultimo evento organizzato in simbiosi. Intanto ci stiamo gustando l'ultima gara, quella riservata alla categoria G6, quindi l'ultima gara, come detto 9 i giri da percorrere per un totale di 15 chilometri circa da percorrere. Un saluto anche all'assessore allo sport del comune di Pieve Annevole, che più tardi avremo anche il piacere di sentire, gruppo che si mantiene compatto quando siamo nel corso della gara. Come detto, è facile che in queste categorie più grandi ci si studi, ci si controlli e si cerchi di anche riservare l'energia, perché comunque cominciano a essere distanze piuttosto importanti, perché comunque 15 chilometri comincia a essere uno sforzo di tutto rispetto, e quindi gli atleti, i ragazzi cercano anche di controllarsi e di riservare qualcosa per vedere di dare tutto quando è il momento decisivo. Un giro alla conclusione, quindi suona la campana e siamo all'ultimo giro, e come vedete dalle immagini non cambia la situazione. Gruppo compatto quando manca un giro. Noi intanto andiamo a ricordare la classifica per quanto riguarda la vittoria delle società a punti, con la vittoria dell'Empolese davanti al Velo Club Seano One, terza la Stabia Ciclismo, quarta la Vianova e quinta la Carube Progetto Giovani. Però adesso siamo pronti per l'epilogo della gara riservata alla categoria G6. Lanciata la volata, un testa a testa tra la maglia dello Stabia e quella del team Valdinievole, e poi Lorenzo Conforti della Stabia Ciclismo a vincere davanti ad Alessio Frius del team Valdinievole, terzo Giuliano Sebastiani della Mille Luci, quarto Mattia Di Felice, anche lui della Mille Luci, e quinto Daniel Iova della Mobilieri Ponsacco. Per quanto riguarda le femmine, la vittoria di Matilde Benelli della Seano One davanti a Giorgia Giannotti della Garfagnana, terza la sua compagna di squadra Azzurra Puccetti e quarta India Luisi dell'Unione Sportiva Pozzese. Per quanto riguarda la società della, per l'assegnazione del titolo di campione provinciale, la società che ha vinto il titolo è il gruppo sportivo Vianova davanti al team Valdinievole, terza la polisportiva Mille Luci Ciclismo. E poi per quanto riguarda gli altri premi assegnati sempre da parte dell'organizzazione, abbiamo già detto che l'Olimpia Valdarnese ha preso un riconoscimento per essere la società venuta da più lontano, poi è stata premiata l'Empolese, come detto, per aver vinto la classifica a punti, e poi la società con il maggior numero di partecipanti, la Carube Progetto Giovani. Adesso ci vediamo le immagini delle premiazioni e andiamo a sentire i vari protagonisti intervenuti a questo trofeo Evaristo Pacini alla memoria. Lida Bettarini, assessore allo sport di Pieve Annevole, un caldo pomeriggio che però ha ripagato la sfortuna della prima volta con tanti partecipanti.
Sì, ci siamo dispiaciuti quell'altra volta che abbiamo smobilitato famiglie e bambini, e d'altronde contro il tempo non si può fare niente. Però sono anche un po' contenta perché io ero in ferie, non c'ero, quindi così ho potuto esserci oggi. Sì, un caldo, però era tutto ben organizzato, c'erano punti ristoro, c'erano punti ombra per le famiglie, per i ragazzi, quindi insomma d'altronde Franco Mazzoncini è molto... diciamo, ormai navigato di queste manifestazioni, è una nostra colonna portante dello sport, siamo molto orgogliosi di quello che fa, gliel'ho detto proprio prima, reggi perché è uno degli ultimi sport dove i ragazzi non pagano niente ed è uno sport molto importante, insomma, quindi bene così. Ecco. E l'amministrazione comunale, per come può, dato il periodo, sta vicino. Certo, sempre, quando si può siamo sempre presenti, insomma, io sono sempre presente, poi tutta l'amministrazione Franco lo sa, insomma, è già un po' di anni che lui si allena nella nostra palestra comunale, insomma si cerca di dargli una mano per quello che si può, per i mezzi che abbiamo sempre. Anche lui collabora sempre con le nostre iniziative sportive, è sempre presente, quindi è una, diciamo, una collaborazione a tutto tondo, siamo contenti così. Tony Cerone, vicepresidente della Pavel Group, un'associazione che ha strettamente collaborato con il gruppo sportivo Vianova per l'organizzazione della gara odierna. Avete dei ragazzi che corrono e quindi si è creata questa sinergia tra di voi. Sì, si è creata questa, diciamo, sinergia, si sta collaborando con il Vianova. Belle esperienze per noi e questi ragazzi che danno tante soddisfazioni. Oggi siete stati proprio impegnati in prima persona. Facile dire sì, collaboriamo, ma quando c'è da fare bisogna impegnarsi e voi l'avete fatto. Sì, ci siamo dati il massimo che si poteva con tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano. Si è fatto un bel lavoro e si è dato tutta la sicurezza possibile a questi ragazzi. La gara odierna oggi, oltre ad essere in sinergia appunto tra la Pavel Group e il gruppo sportivo Vianova, era anche il trofeo New Car, carrozzeria. Simone Lenzi, appunto per la New Car, anche per te un impegno in prima persona, appunto avendo anche bambini che corrono, la felicità dei bambini che arrivano ripaga di tutti gli sforzi. Sì, quello è poco ma sicuro, anch'io correvo in bicicletta, il mio fratello, sicché queste gare vanno fatte per i bambini. E ringrazio i genitori che ci hanno aiutato del GS Vianova a organizzare questa gara, ringrazio lo sponsor CLD di Pratesi Claudio e tutta l'altra gente che ci ha aiutato nel piccolo e nel grosso a questa manifestazione. Sono manifestazioni che tengono vivo il ciclismo anche perché sono il futuro, sono i ciclisti di domani volendo. Speriamo di sì, anche se... Tiriamo avanti, questo è il secondo anno che si collabora col Vianova per cercare di al meglio fare la gara. Possiamo confermare questa collaborazione anche in futuro, tipo per il 2017? Penso di sì, non c'è problemi. Luciano Attalini, presidente provinciale, oggi la gara dei giovanissimi che assegna anche il titolo di campione provinciale. La provincia però quest'oggi è stata ampiamente sollecitata perché nella mattina c'è stato il campionato toscano per gli esordienti. È stata una giornata di ciclismo nella nostra provincia. Penso che non sia mai esistito da quando sono stato il presidente. È stata una giornata stamani con gli esordienti, una bellissima manifestazione in un luogo dove una volta era la culla del ciclismo pistoiese, perché c'erano diverse società affiliate e c'erano veramente di tutte le categorie, facendosi da dilettanti fino agli allievi, esordienti e giovanissimi. Ora era un po' di tempo per causa la crisi economica che purtroppo ci affligge tutti. Guardata era un po', non lo so, forse sembrava che non ci fosse più quella voglia di fare ciclismo, di vedere il ciclismo. Oggi Guardata è rinata, ha fatto una manifestazione ad altissimo livello con dei personaggi che penso che anche in futuro si facciano ancora avanti, perché sia l'amministrazione comunale, gli enti, la Misericordia di Montale, di Quarrata e insieme alla ditta Palma, che con Giuseppe a capo, perché Giuseppe Palma io l'ho conosciuto quando correva nella Mobil Moderna, sempre una società di Quarrata, e è rimasto ancora nell'anima, nel cuore il ciclismo. Perciò con queste persone penso che si faccia ancora delle belle manifestazioni e dei bei risultati lì a Quadrato. Stasera siamo trasferiti in Vianova,
campionato provinciale, che, al quale sono stati presenti fra tutti circa 200 ragazzi. Prima l'ha vinta la Vianova, con grande organizzatrice e vincitrice del titolo. Al secondo posto Team Evadinievole e terzo la Mille Luci. Con questo io penso che concludiamo una giornata bellissima per la provincia di Pistoia e speriamo che si prosegua così anche nel futuro. Luigi Fontanella, componente della Commissione Giovanissimi per quanto riguarda la Federazione Ciclistica nel Comitato Toscano, oggi campionato provinciale pistoiese, tanti bambini al via, una festa. Sì, veramente, innanzitutto grazie, buonasera a tutti. Sì, veramente una bella festa. La settimana scorsa purtroppo, dopo le due prime batterie, il tempo non ci ha voluto bene, quindi si è dovuto sospendere, ma oggi invece è stata proprio veramente una bella giornata, sia di sole, di sport e di spettacolo. Vedere tanti bambini in una giornata come oggi fa sempre piacere, quindi cosa dire, una bella manifestazione. Credo che meglio organizzazione il Vianova non poteva fare. Noi come comitato provinciale siamo più che soddisfatti, quindi un ringraziamento particolare a tutte le società che hanno voluto onorare questa manifestazione, e quindi diciamo tutto positivo, a coronamento di una giornata che ci aveva visto coinvolte nella prima mattinata con campionati toscani esordienti nella località di Quarrata. Per quanto riguarda la situazione, diciamo, dell'attività giovanile a livello regionale, possiamo fare quasi, diciamo, un primo summit, una prima considerazione, anche se ancora mancano due mesi abbondanti alla conclusione dell'attività. Diciamo che gli impegni principali, fondamentali, ormai sono stati tutti raggiunti. È stato fatto il meeting ballerini con la vittoria finale dell'Olimpia Valdarnese. E la settimana scorsa c'è stato il meeting nazionale dove l'Olimpia Valdarnese, diciamo che anche se è arrivata secondo con la differenza di 20 punti, per noi toscani è sempre un motivo di orgoglio, perché al di là dei 20 punti, diciamo, sulla strada l'Olimpia Valdarnese sarebbe stata già anche quest'anno vincente, però purtroppo il numero dei partecipanti all'attività ci hanno un po' penalizzato, quindi niente, per il momento io penso che sia tutto positivo. Io penso che merita anche di tutto questo e per tutto quello l'impegno che la nostra commissione giovanile ha dato finora verso le società, sia con il vicepresidente Velio Bigazzi, che è il nostro coordinatore come federazione e commissione, il Fontini Roberto, che è il responsabile, e la stessa Laura Puccetti, la collega, che è un ottimo elemento, che finora è stato sempre, il suo operato è sempre stato più che positivo. Quindi niente, siamo contenti e soddisfatti dell'andamento a tutt'oggi, con l'augurio che alla fine della stagione si possa proseguire sempre nel migliore dei modi, e ringraziare ancora una volta tutte le società e le famiglie che ci onorano con la loro presenza in tutte le nostre manifestazioni. E grazie a tutti, grazie. Uno dei principali collaboratori del gruppo sportivo Vianova, Andrea Di Laiuti, Pinze per tutti, ha delegato tra gli altri. Andrea, oggi, diciamo, abbiamo parlato anche con l'assessore poco fa, una giornata che vi ha ripagato della sfortuna della giornata precedente, annullata. Sì, è stato duro ripetersi dopo 15 giorni, però ci ha riparato sia per gli iscritti, per il tempo, siamo contenti. Uno sforzo di tutto rispetto, era anche gara valevole per il titolo provinciale questa, ci saranno degli sponsor, degli amici da ringraziare. Sì, vorrei ringraziare, gli sponsor sono tanti e me li scorderei, però vorrei ringraziare Pavel Group, che abbiamo collaborato, tutti i genitori che hanno collaborato, stando agli incroci, coprendo il percorso, e le guardie che hanno fatto un servizio impeccabile con due pattuglie, una davanti e una dietro, e da dire altro che grazie.